One, two, three, four, and... Eccoci qua per questa ottava lezione, questo ottavo video. Come promesso nel video precedente, oggi parleremo di Jump Steps, questo standard così famoso anche un po' per la sua difficoltà, soprattutto da un punto di vista ormonico e quindi da ciò che ne deriva a livello improvvisativo. Naturalmente ci sono tantissimi video, lezioni che parlano di questo standard proprio data questa sua caratteristica di complessità, per cui cercherò di darvi degli elementi, come dire, non così già noti, per cui vediamo subito, diciamo, alcuni passaggi caratteristici che ho cercato di sviluppare analizzando questo standard. Allora, quello che avete ascoltato, oltre, diciamo, agli accordi di base che ho utilizzato, era un arpeggio, però strutturato, andando a prendere fondamentale, settima, quinta e terza. Quindi diciamo che la sequenza delle note dell'arpeggio è sempre questa, però poi chiaramente diciamo le miscelo in base ai vari accordi che incontro nella struttura e vi faccio un esempio. Questo modo di suonare gli accordi è particolare perché può essere utilizzato sia a livello melodico, come avete visto in questo esempio che ho appena fatto, o anche a livello armonico, cioè si può accompagnare utilizzando questo modo e quindi è possibile fare da tappeto poi a uno strumento melodico che va ad improvvisare, quindi ha una doppia funzione. Inoltre gli si può dare ancora, diciamo, una veste più armonica se andiamo a doppiare le note, quindi... Ok, ho
Oltre a questo, vorrei darvi ulteriori elementi per riuscire ad improvvisare su questo standard. Allora, il primo che vi mostro è quello che ci suggerisce lo stesso Coltrane, cioè le pentatoniche suonate sugli accordi della struttura. Quindi questo è abbastanza efficace. Ok, un'altra cosa invece è sempre utilizzare gli arpeggi degli accordi in modo, diciamo, da unirli tra loro. Ok. Poi un'altra cosa molto interessante è andare a prendere degli arpeggi sostitutivi rispetto all'accordo della struttura. Un esempio molto bello è questo. Vi faccio prima sentire la frase e poi vi spiego come è stata creata. Allora, suono la triade di Si, la triade di Do, perché rientra nel La minore settimo, che è un arpeggio sostitutivo del Re settimo. E quindi vi è questo passaggio molto semplice, cioè cromaticamente vado di un semitono avanti. Poi ritorno sul Si, ma questa volta minore settimo, perché non è nient'altro che il terzo grado del nostro Sol, e quindi ho tutto vicino. Si maggiore, Do maggiore, Si minore e poi il Si bemolle, che è l'accordo stesso dello standard, che risolve sul Mi bemolle. È molto interessante, soprattutto se utilizziamo una velocità piuttosto elevata. Ok, sempre su questa linea possiamo utilizzare altre sostituzioni, sempre rispetto agli accordi principali, e vi faccio sempre sentire prima il fraseggio. Carina come idea, ed è quindi Si maggiore, è un passaggio del nostro Re settima che va a finire sul Mi minore settima, in quanto è il sesto grado del Sol, per poi andare sul Fa minore settima, quindi un semitono avanti, che è il quinto grado del nostro Si bemolle. Quindi poi si può sviluppare nella modalità che ci piace di più, che preferiamo. Quindi e lo stesso è valido per il secondo Coltrane Change, cioè quello che parte dal Sol. Ok, un'altra idea interessante è quella di fare una progressione di triadi maggiori e minori rispetto agli accordi che abbiamo nella struttura. Quindi faccio direttamente l'esempio sul secondo Coltrane Change, cioè quando faccio il 2-5 di Sol maggiore. Ok. Anche questo è abbastanza interessante. E ancora, seguendo lo schema delle sostituzioni di arpeggi, possiamo partire dal La bemolle come sesto grado del nostro Si, per passare al La, che è il quinto grado del Re,
per poi andare di nuovo sul Mi come sesto grado del Sol e sul Fa come quinto grado del Si bemolle, e quindi abbiamo questi due avvicinamenti cromatici abbastanza semplici che ci permettono di diciamo lavorare all'interno degli accordi del primo Coltrane Change. Quindi proviamo. Sul secondo partiamo invece da Mi, Fa, interessante, e nell'ambito dei 2-5-1 provare a unirli tra loro utilizzando questo passaggio. Vi faccio l'esempio direttamente dal 2-5-1 di Si maggiore che finisce al 2-5-1 del Mi bemolle maggiore, quindi sempre una terza maggiore avanti, provando quindi a fare il 2 minore settimo che passa sull'accordo diminuito per risolvere sul Mi bemolle minore settimo, che sarebbe il sesto grado del Si, quindi per andare ancora avanti con l'accordo diminuito e ritrovarsi sul 2 del Mi bemolle. Quindi chiaramente lo possiamo fare su tutti i 2-5-1, per assurdo potremmo farlo sempre. E ogni volta andiamo però a risolvere sull'accordo maggiore settimo. Ok, questo video si è prolungato perché poi parlare di jump step è veramente un discorso ampissimo, quindi per ora io mi fermo qua e vi invito sempre a seguire il canale all'interno del quale trovate finora 8 lezioni che vertono su argomenti vari, trovate anche video sia in studio sia live legati alla mia produzione musicale, quindi anche le mie composizioni e niente, cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati, se volete lasciate i vostri commenti, io sarò felice di rispondere, lasciate i like e niente, vi auguro buono studio e a presto. Ciao!